Buongiorno e benvenuti alla mostra del progetto Liberty che profuma di Sicilia, un progetto regionale che il nostro istituto comprensivo di Saponara ha accolto e ci ha visti impegnati in ricerche approfondite tematiche dello stile Liberty dell'epoca siciliana del 1800, in particolare sulla famiglia Florio e su quello che sono stati per la nostra regione, per il nostro grande spirito siciliano. Io sono la professoressa Puglisi, referente del progetto Il Liberty che profuma di Sicilia. Ci troviamo a Saponara, a Palazzo Agliata. Palazzo Agliata è stata una scelta voluta perché i nostri ragazzi si sono resi conto, facendo le varie ricerche, i percorsi tematici, che c'era un legame tra l'albero genealogico della famiglia Florio e della famiglia Agliata. In particolare il legame è la principessina Annina Agliata, discendente dei principi Agliata di Saponara, a cui è appunto dedicato questo palazzo. Buongiorno a tutti, sono la professoressa Maria Arnaud, docente di tecnologia, e sono la professoressa che ha guidato insieme alla docente Nunziatina Puglisi i nostri ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Saponara alla realizzazione degli elaborati del progetto Liberty che profuma di Sicilia. Sono particolarmente orgogliosa e felice di tutti gli studenti che hanno accolto con grande entusiasmo la nostra richiesta di partecipazione a questo progetto. Attraverso questo progetto tutti loro sono riusciti ad imparare un pezzo della nostra storia, in particolare la storia di questa famiglia Florio, una famiglia di mercanti, di mecenati e di armatori che hanno dominato la storia della nostra regione per oltre un secolo, avendo anche un risalto a livello nazionale. E lo scopo di questo progetto, fin dall'inizio, sia mio che della collega, era quello di appunto far conoscere ai nostri studenti una parte di questa storia che non avrebbero studiato facilmente sui libri e che avrebbe permesso loro di capire meglio il presente e quindi poter progettare il futuro nel migliore dei modi. Quindi ringrazio ancora una volta tutti gli studenti che hanno avuto voglia e grande passione di partecipare a questo progetto. Siamo all'interno di Palazzo Agliata, che ci ha accolti e dove abbiamo messo in mostra gli elaborati realizzati dai ragazzi che hanno fatto parte del progetto. Non solo loro, perché è vero che i ragazzi hanno fatto parte del progetto, ma tutta la scuola, tutto l'istituto comprensivo e anche i docenti si sono impegnati perché fosse un progetto unico dell'istituto. Qui alcuni elaborati: la principessa Annina Agliata ha ispirato per i ragazzi la composizione di questo vestito, che è senza cuciture, fatto con elastici. I ragazzi si sono divertiti sul cartamodello prendendo ispirazione da lei e hanno realizzato sul manichino, con delle stoffe che ci sono state gentilmente fornite, un vestito ispirato proprio ad Annina Agliata. Anche i gammei sono stati realizzati pensando allo stile Liberty dell'Ottocento, sono gammei realizzati in das che poi sono stati abbelliti con queste stoffe, hanno realizzato dei fiocchi, e anche le spille sono state realizzate dai ragazzi manualmente utilizzando le pinze, le perle, prendendo ispirazione da foto dell'epoca. Questo è un modello dello schifazzo, un'imbarcazione tipica del 1800 a cui si sono ispirati i nostri ragazzi per ricordare che i Florio sono approdati nell'isola della Sicilia, a Palermo, a bordo del loro schifazzo. E quindi i ragazzi, in un altro progetto sempre dell'istituto, hanno realizzato con materiali di riciclo lo schifazzo, quindi l'imbarcazione tipica dell'epoca. Sono Francesca Mazza e faccio parte dell'associazione Pro Saponara, mi occupo della sartoria. Questo è un abito indossato da una ragazza durante la sfilata dell'orso, era una principessa, rappresentava la principessa, e qua c'è l'abito del principe. Questo è un abito, l'ultimo forse realizzato nel 2018, perché poi man mano la principessa non si è più fatta durante la sfilata. E questo, abbiamo scelto questo, ne abbiamo tantissimi, perché negli anni tutte le principesse che indossavano abbiamo tutti i vestiti conservati, sono proprio tutto da arricchire, un museo ci sarebbe benissimo, perché sono capi veramente bellissimi. Comunque abbiamo scelto questo
che ha proprio un'ampiezza intorno a 8 metri, un mantello di 3 metri, molto pesante, che lo porta proprio, è molto pesante, pesa intorno ai 6 kg. E poi questa, la corona che appartiene alla principessa, appartiene alla Costabonara, ma che indossava la principessa. Tra gli elaborati realizzati dai nostri ragazzi troviamo tutta una serie di cartamodelli di abiti d'epoca, cartamodelli di abiti prettamente femminili, ma anche vedremo di abiti maschili. Ovviamente, avendo studiato la storia di queste di quest'epoca, appunto della Belle Époque, abiti realizzati con pizzi, velluto, merletti e perle, tutto appunto abbigliamento di quel periodo. Un altro elaborato realizzato dai ragazzi è un piatto che si ispira appunto alle ceramiche Florio di quel periodo, piatto realizzato con la tecnica del DAS. Abbiamo ufficialmente, col taglio del nastro, aperto la mostra che riguarda la conclusione, diciamo, del progetto il Liberty che profuma di Sicilia. Questa mostra viene a conclusione di un progetto di 40 ore, che poi di fatto sono state molte di più, e che hanno visto i nostri ragazzi, i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Saponara, tutti insieme realizzare dei prodotti e comunque e soprattutto parlare di storia per conoscere appunto questa parte della nostra storia, cioè il movimento culturale del Liberty, e che li ha visti veramente impegnati in maniera veramente attenta e attiva. Ovviamente subito dopo chi vorrà potrà entrare e fruire di questa mostra, nella quale vedrete lavori appunto che i nostri ragazzi hanno realizzato, ma anche quadri e alcune opere del periodo Liberty che ci sono state diciamo donate per la mostra, che quindi sono qui esposte. Direi di far suonare per aprire, diciamo, in bellezza ufficialmente la mostra il nostro ottetto di sassofoni, va bene, che si esibirà con un brano di Glenn Miller ad opera del diretto e arrangiato dal professore Paolo Grosso. Va bene? Forse due parole. Come tutti sanno, io parlo a braccio, ma quando mi vedo le telecamere davanti vengo un po' condizionata. Voi lo sapete, sono capace di parlare per due ore, però tutte queste videocamere mi mettono un po' in soggezione.
ho qui le due docenti che ufficialmente hanno fatto il progetto, la professoressa Pugliesi Nunziatina, che è stata l'esperta, e la professoressa Arnaud, che ha fatto il tutor. Poi però dobbiamo dire che c'è stata una collaborazione, diciamo, che ha intrecciato le competenze dei nostri docenti e le competenze di tanti altri allievi che ufficialmente non hanno partecipato al progetto, ma che hanno contribuito, e quindi questa cosa rende questa scuola speciale, perché hanno collaborato i ragazzi di Saponara con quelli di Rometta e con quelli di Spadafora, con i docenti tutti quanti insieme. Quindi un plauso veramente a tutti, soprattutto per avere collaborato non solamente, diciamo, nelle ore, perché di fatto un progetto è fatto di ore, no? 40 ore. Di fatto questo progetto si è diciamo, sviluppato per molto più tempo. Dobbiamo dire, non so se l'ho detto all'inizio, che è un progetto finanziato dalla regione siciliana, e quindi ringraziamo per averci dato questa opportunità e l'input di fare un qualcosa di nuovo per i nostri ragazzi e per il nostro territorio, perché quando la scuola si muove e coinvolge tutto il territorio significa che funziona, perché tutte le varie parti di questa scuola si incastrano bene, tant'è vero che abbiamo qui reduci da mille vittorie, 4 ne hanno fatti e 4 ne hanno vinti, ieri sera si sono esibiti, sono tornati a casa alle 11, oggi sono qua per suonare, anche se loro, ecco, non fanno parte del progetto, però si collabora per rendere tutto quanto un po' più bello e un po' più partecipato da parte di tutti, perché questa è la vera inclusione della scuola, fare in modo che ragazzi anche provenienti da contesti apparentemente, no, diversi si incontrino e lavorino insieme. Li dobbiamo abituare a questo, a stare insieme ai ragazzi, a qualunque comunità poi di fatto appartengano. Questa è una cosa a cui io e anche i docenti tengono molto. Direi che sarebbe il caso, se volete, che anche voi diciate, spendiate qualche parola. Il professore Grosso so che freme per suonare, ma qualche altro minuto lo facciamo aspettare. Che dite? Io ci tengo a ringraziare tutti coloro che sono qui, che hanno avuto voglia di partecipare e vedere ciò che i nostri studenti hanno realizzato attraverso questo progetto. Sono felicissima e particolarmente orgogliosa di tutti i miei studenti, quindi non solo quelli di Spadafora ma anche Saponara, che hanno accolto con grande entusiasmo la voglia di partecipare a questo progetto, perché attraverso questo progetto sono riusciti ad imparare una parte della nostra storia, di questa regione speciale, che probabilmente sui libri di storia non avrebbero mai studiato. Quindi sono veramente orgogliosa di questo, ringrazio tutti i colleghi che hanno accolto l'invito mio e della professoressa Puglisi a far partecipare appunto studenti di altri plessi che non avevano avuto la possibilità di poter partecipare a questo progetto, e così siamo riusciti ad includerli. Quindi grazie a tutti coloro che ci hanno dato la mano. Saponara, perché sia chi ha collaborato per la realizzazione fattiva delle opere, sia chi mi ha semplicemente chiamato e dire Nancy, io ci sono per qualsiasi cosa, conta su di me, perché la scuola è unione di forze, unione di intenti, unione di lavoro, e da questo può uscire qualcosa di bello. E volevo ringraziare l'associazione Saponara, che ci ha offerto la possibilità di aver esposti gli abiti della corte principesca. Volevo ringraziare il signor Nicolino Mento, che ci ha aperto le porte di Palazzo Abbiata. Volevo ringraziare tutti gli artigiani del luogo, la ditta Bonfondo Beverage, che ha preso direttamente contatto con l'azienda Florio per farci avere proprio le bottiglie dell'azienda Florio, ma anche dei Sala Paluta, quindi anche una collaborazione territoriale. Ringrazio gli artigiani che hanno fatto i cannoli all'uncinetto, la cassata siciliana all'uncinetto. Ringrazio il signor Monforte di Spadafora, che ha portato alcuni pezzi d'antiquariato,
anche una zuppiera dell'Ottocento stile Florio, quindi ringrazio tutti quelli che hanno collaborato. C'è anche tra di noi la sorella di Graziella Campagna, Giuseppina Campagna. Sono contentissima che abbia partecipato pure lei, perché noi nella nostra scuola dedichiamo molto tempo a parlare di Graziella, a parlare delle vittime di mafia, innocenti di mafia, a parlare della gente che ha avuto voglia di lottare per un mondo migliore. Anche loro fanno parte di questa equipe. Grazie. Grazie a tutti. E adesso, dopo i ringraziamenti, facciamo suonare i nostri ragazzi. Thank you.
dell'uovo Francesco Risa ha collaborato con noi perché abbiamo fatto il paragone della baronessa di Chialocampo con Giulia Portaluvi, quindi abbiamo approfondito il suo libro, il ruolo della donna. Questo percorso ci ha anche permesso di approfondire il ruolo della donna nell'Ottocento e siamo tornati un po' indietro nel Seicento per vedere che in fondo tante cose non erano poi tanto cambiate, e quindi lui ci ha dato lo spunto per poter parlare proprio del ruolo della donna ai ragazzi anche grazie al suo libro. Tutti, io vi ringrazio per avermi invitato in questa bellissima iniziativa molto importante, perché serve innanzitutto a far prendere coscienza ai nostri giovani dei valori e delle bellezze che ha la nostra terra, che vanno al di là delle strutture che per anni e anni ci hanno raccontato. Quindi è veramente preziosa questa iniziativa e sono felice, ben felice di essere presente. Grazie a te. E volevo anche ringraziare la signora Graziella, dirigente Re, non me ne voglia, i collaboratori scolastici e tutti i collaboratori, perché noi abbiamo fatto un progetto di 5 ore di sabato mattina. La signora Graziella non si è risparmiata di spostare banchi, tavole, pulire, quindi grazie anche a persona grata dell'Istituto Comprensivo di Caporale. Nei vari percorsi tematici abbiamo approfondito il ruolo della donna nell'Ottocento, nel ruolo della donna nella famiglia Florio, e il libro di Francesco Risi è stato lo spunto per queste riflessioni, perché siamo andati indietro di 200 anni e ci siamo resi conto che il ruolo della donna non era poi cambiato così tanto. E allora l'ho chiamato per fargli alcune domande, così che lui ci dia le spiegazioni, in modo che possiamo intrecciare proprio i nostri percorsi tematici con le sue intenzioni. La prima domanda è: il suo libro è ambientato a Demetta Centro, anche il nostro istituto ha una parte ovviamente delle comprensioni che riguarda Demetta, e quindi anche questo fa parte del progetto, l'idea di estendere a tutti i territori. Perché proprio l'idea di Demetta Centro? L'idea di Novetta Centro è venuta perché io sono cresciuto a Novetta, ho trascorso l'infanzia, e quindi inevitabilmente la nostalgia mi riporta sempre a narrare del mio luogo del cuore. Inoltre, per quanto riguarda proprio questo libro, l'attinenza con Rometto è venuta fuori dalla curiosità di scoprire la storia dei luoghi in cui appunto sono cresciuto, e in particolare sentendo narrare delle vicende di una personalità assai bizzarra come il conte di Vivonne, mi sono messo a fare delle ricerche, e appunto sono andato a ritroso nel tempo, ai tempi della dominazione spagnola a Messina, e agli scontri che sono avvenuti proprio in una località boschiva di Rometta, che noi chiamiamo Mardello, in italiano Bombardello, dove appunto i francesi si sono scontrati con gli spagnoli, e ciò mi ha fatto capire, mi ha fatto dare valore a quei luoghi che magari noi diamo per scontati, che viviamo tutti i giorni nel quotidiano, e che invece sono testimonianza di storia preziosa per noi. Quindi mi è venuta questa curiosità, questa voglia, ho indagato e ho costruito ad arte, diciamo, la storia di Brock Ledger. È costruita bene questa storia, io vi faccio i complimenti perché il linguaggio è molto sorrevole, i ragazzi, abbiamo letto qualcosa con i ragazzi, quindi arriva subito e diretto. La cosa che, diciamo, mi ha colpito è il ruolo di Nunziatina Broculetta, che è una donna che, diciamo, ha una sorte particolare, perché era figlia, diciamo, della servitù, si innamora di un nobile, i due crescono insieme, arrivati all'età adolescenziale, quando sboccia la scintilla dell'amore, si innamorano e viene fuori una gravidanza indesiderata. Poi da lì ovviamente le famiglie, per evitare lo scandalo, prenderanno le dovute, diciamo, hanno fatto le scelte per risolvere. La cosa che mi ha impressionato, te lo dico, è che Brock Ledger praticamente sembra rendersi al suo destino. In questo libro c'è un po' di verdiano, perché questo destino che sembra
essere scritto è anche un po', devo dire, di manzoniano, perché c'è anche questa provvidenza che non viene mai a mancare, quindi è stato bello riscoprire anche i nostri letterati attraverso questo excursus. Volevo dirti proprio perché inizia Nina, perché questa donna che non riesce ad andare la testa per, diciamo, per riprendersi una vincita, gliela darà la vita, però sembra che lei si arrenda, perché? Allora, dobbiamo considerare anche l'epoca, stiamo parlando del 600, quindi la donna non poteva, diciamo, controbattere alle ingiustizie che riceveva. Inoltre, a mio avviso, Nunziatina sì, da un lato sembra rassegnarsi a quello che è il proprio destino, però facendo un'analisi attenta del personaggio si può capire in realtà come lei galleggi nel suo dolore. Galleggi e lo fa grazie a due fuochi di salvataggio. Da una parte la fede che continua a dargli speranze che dall'oggi a domani qualcosa potrà cambiare, e dall'altro lato l'amore viscerale per la figlia, per il proprio sangue. Quindi lei pur di giungere all'obiettivo, di vedere realizzata sua figlia, sopporta questo dolore ed è questo che lo trascina fino alla fine della storia. Questa è una grande verità che riguarda tutti i genitori, tutte le mamme, sì, che siamo qui presenti, insomma, l'amore viscerale per i figli poi ci porta a fare delle scelte che a volte significa anche soffrire. Quali sono i progetti del tuo futuro? Tu lo sai, abbiamo messo a confronto con i ragazzi Giulia Portaluti, la moglie di Vincenzo Florio, proprio con la baronessa di Pianorato, perché poi avrà un riscatto in Serena. Sì. Abbiamo messo queste donne a confronto, è stata una bellissima esperienza, perché anche i ragazzi hanno compreso quanto era difficile allora il ruolo della donna. Che progetti hai per il futuro, Francesco? Ci potrai offrire ancora altro, ma io spero di continuare comunque a produrre libri. Il prossimo che sto comunque scrivendo, e sono in continuazione, non trarrà spunti storici, però comunque continuerà a parlare della nostra terra, della Sicilia, delle sue contraddizioni, e anche qui ci sarà un personaggio, stavolta un personaggio maschile, che vivrà dei tumulti interiori che lo accompagneranno dall'inizio alla fine della storia. Io ti ringrazio per aver partecipato al progetto, auguro che i ragazzi si possano appassionare a questi libri che riguardano proprio la storia di questo territorio. Anche questo palazzo è simbolo di quello che vediamo tutti i giorni, che ha fatto la storia di Savonara, quindi grazie a te per aver partecipato. Grazie a voi, è stato veramente un onore e un piacere. Corre l'obbligo di farlo a nome di tutta la scuola, e comunque noi siamo aperti ad altre, come diceva la professoressa, ad altre collaborazioni, per cui una volta che abbiamo avuto questo primo approccio, intendiamo continuare in maniera tale che i nostri ragazzi possano aprirsi a nuove esperienze. Quindi la ringrazio per essere qui con noi oggi e per avere dato testimonianza di come insieme a noi, insieme a tutta la gente qui presente, insieme ai ragazzi, di come si lavori veramente nel territorio e per il territorio. Questo significa lavorare in sinergia, e quindi di questo la ringraziamo veramente tanto. Grazie a voi. Grazie. Dirigente, io gliel'avevo accennato, l'azienda Boncod Beverage ha contattato l'azienda Florio, che è stata accolto questo progetto, ci ha ringraziati per averle, diciamo, presi in considerazione, e ringrazia la scuola per aver partecipato a questo progetto, perché ovviamente tutto quello che vedete sarà rendicontato alla Regione Sicilia con i video, con tutti i percorsi tematici che abbiamo realizzato, perché la Regione vuole un rendiconto. In questo momento sta lavorando sulla riscoperta del Liberty. Abbiamo trovato un connubio di vini Florio, Duca di Salaparuta, perché i parenti di Anina Aliata, anche loro erano, diciamo, esperti nella produzione di vini, vino Corvo. Abbiamo studiato anche da dove deriva il nome. Insomma, questi studenti, i dirigenti, hanno fatto il possibile e anche il non possibile. E chissà che qualche studente non si appassioni, poi diventi un enologo o un produttore di vini, perché la nostra terra ha tante potenzialità. Ed è bene, diciamo, avvicinare
i ragazzi a tante sfaccettature, a tante prospettive che la nostra cultura offre, in maniera che da grandi possano avere veramente la possibilità di scegliere fra tante cose da curare, da studiare, e magari, perché no, potrebbe essere un modo per trovare un lavoro diverso, alternativo, ecco, e senza necessariamente fuggire via, perché la nostra terra è bella e ricca di storia, ricca di natura. Tutto sta però nella nostra volontà e nella nostra passione, no? Noi dovremmo curarla un po' di più, avere maggiore senso civico, tenere le strade pulite e curare il territorio in maniera veramente convinta, perché lasciare il territorio pulito, curato, con dei ragazzi che studiano, può dare loro il futuro che noi auspichiamo loro abbiano, senza la necessità. Tanti ragazzi vanno via e invece abbiamo delle risorse inimmaginabili, basta solo guardare, osservare più che guardare, perché spesso, ecco, passiamo dalle nostre, no, attraversiamo le nostre piazze e siamo abituati a passare in maniera distratta, e invece spesso si celano delle risorse, come questo palazzo meraviglioso che ci è stato messo oggi a disposizione. Direi che è stato messo a disposizione della comunità, e quindi voglio ulteriormente, ancora una volta, ringraziare il signor Mento per aver aperto le nostre porte, voglio dire totalmente a titolo gratuito, perché è importante che si dica questo: laddove ci sono delle risorse, spesso prima bisogna pagare. Avere a disposizione una risorsa e poterla fruire solamente per il piacere della cultura, questo è importante. Non so, lei ha scoperto ieri che Garibaldi era assenio. Questa è una notizia. Insomma, è una notizia che mi ha un po' colpita. E quindi abbiamo la prova che Garibaldi ha bevuto da Vincenzo Florio il primo Marsala, e Vincenzo Florio ha dedicato a Garibaldi il Marsala Superior. Quindi se la signora Boncoddo vuole aggiungere qualcosa. Più che un omaggio fatto a Garibaldi, proprio per far mettere in evidenza le qualità organolettiche del territorio in cui lui si è ritrovato. Ovviamente il Marsala è un Marsala particolare. Il Marsala viene fatto da grillo, catarratto, soglie e da marino. Sono dei limiti autoctoni del nostro territorio, molto importanti, dove molti hanno nel loro terreno e neanche sanno di avere l'oro in mano. Il grillo, il catarratto sono dei vitigni che permettono nella loro fermentazione, nel fare il Marsala, sia questa fermentazione che viene bloccata con aggiungendo all'interno del mosto, quindi del vino che viene aggiunto all'interno di questo mosto, dell'alcol e del mistella, si chiama mastella, dove praticamente è un decotto per poter dare forza a questo vino. Nasce la necessità di aggiungere questo alcol perché gli inglesi portavano questo vino nella loro Inghilterra, e quindi nel trasporto, per evitare che si rovinasse, aggiungevano l'alcol per poterlo mantenere. Infatti ci sono dei vini di Marsala che hanno anche 50 anni. Perché? Perché riesce a mantenerlo per tanto tempo. E poi dico, ci sono tante altre varianti del Marsala: il Marsala secco, il Marsala semisecco, il Marsala dolce, perché hanno anche dei periodi diversi che restano all'interno della botte. Il Vincenzo Florio ha avuto una idea meravigliosa: faceva passare all'interno delle varie botti e li faceva ruotare all'interno del vaglio. Quando lui costruì proprio l'azienda, mise nel vaglio delle botti diverse, di diverse dimensioni, in maniera tale che il Marsala facesse il passaggio da una botta all'altra e si avvicinasse sempre di più al mare. Chi di voi, non so se è andato a vedere, sa che l'azienda è proprio in riva al mare, proprio perché lui voleva che arrivasse la salina, arrivasse la brezza del mare, perché è molto importante per ottenere dei risultati meravigliosi. E questo è Vincenzo Florio.
è un calabrese, però è della nostra terra, che ha creato tanto e dovremmo imparare tanto da lui. Grazie. Questo è per te. Grazie per questa collaborazione meravigliosa. Abbiamo qualcuno da quelle parti, venire da queste parti. Queste buste sono meravigliose. Ce ne sono di là. Grazie per l'occasione, sono arrivate. Lei è la vicepreside, che io devo confessarle che l'ho chiamata a qualsiasi ora. L'abbiamo stalkerata, quindi questo è per te, grazie. La nostra DSGA, che ha collaborato, ci ha garantito tutto quello che c'era da garantire. Il signor Nicolino Mento, non lo vedo, non so dove sia. Venga, signor Nicolino. Questo è per lei, grazie infinite. Grazie. Penserà a noi, Duca di Santa Paruta. E questa è per la nostra Graziella, che è stata preziosissima per questo meraviglioso progetto. Senza di lei non ce l'avremmo fatta, tutti i sabati dalle 8 all'1 sempre disponibile e con un gran sorriso. Vabbè, è un dovere. Questo è un dovere, però poi è un piacere. Sì, questo sì. Se è venuta oggi è perché ci tenevo, io ci tenevo. E quindi sì. Io non vorrei dimenticare nessuno, perché vedo una busta ma non ricordo di chi sia. Signora Boncozza? Ah, dell'associazione, c'è qualcuno dell'associazione culturale? La signora Pugliese, sì, con la sala. Sì, lei con rappresentanza. Bene, oggi almeno avremo da bene. Sì. Pazienza. Questa è per l'associazione culturale Savonara. Io devo dire che a Savonara c'è un clima meraviglioso, veramente. Ho chiamato, ho fatto due telefonate e mi hanno messo il mondo ai piedi, quindi vuol dire che l'amore per la storia a Savonara si respira. Consegnerei la bottiglia a qualcuno. Nel frattempo vi dico che sono orgogliosa anche dei genitori, degli alunni dell'istituto, che hanno organizzato per noi il buffet fuori. Quindi sono felice di questa meravigliosa collaborazione e grazie a tutti per essere intervenuti. Grazie a voi, avete saputo sfruttare bene i fondi messi a disposizione, diciamo. Anche perché non sono fondi, non sono tanti fondi, sono 5.000 euro con cui abbiamo... C'è stata anche la gita, noi siamo stati a Palermo, finanziata dalla Regione Sicilia, proprio per riscoprire i luoghi. Vieni Giusy, lei ha collaborato con noi, è un'esperta della tecnica dell'uncinetto, ha fatto i cannoli che ci sono sul tavolo addobbato in stile Liberty, ed è venuta a scuola a insegnare ai ragazzi anche questa... È stato un piacere appunto impartire... diciamo le basi per quest'arte, che è appunto un'arte stupenda, e speriamo che qualcuno di loro si avvii a prendere questa attività. Chi lo doveva fare prima? Abbiamo inaugurato ieri l'aula virtuale con un museo dedicato allo stile Liberty alla famiglia Florio. La dirigente non si è risparmiata nella spesa dell'aula virtuale. No, l'aula anche virtuale fa parte, però quella non l'abbiamo fatta con i fondi l'abbiamo fatta con i fondi del PNRR, però poi le cose si intrecciano e ora la utilizziamo per fare tante altre. Adesso l'abbiamo iniziata da poco a utilizzare, continueremo a farne tesoro per tutto quello che voi vorrete proporre per arricchire l'offerta formativa e per fare per svolgere attività come questa e, perché no, anche più bella di questa, perché migliorarsi è sempre possibile. Quindi noi auspichiamo di continuare, perché se c'è questa passione verso questo tipo di lavoro, io auspico che magari si possa continuare e, perché no, fare allargare la nostra mostra con altre attività. Sì. Io la ringrazio, non so dove la professoressa.